Beh, siamo alla fine dell'anno praticamente e finalmente dovremo riuscire a essere vicini a un accordo con la Gran Bretagna che consenta alle nostre merci, ai servizi di poter continuare a circolare fra Unione Europea e Regno Unito, così come facciamo con tantissimi altri paesi che non sono membri dell'Unione Europea. A nostro avviso, secondo la Lega, la Commissione europea ha perso troppo tempo, troppi gruppi politici, troppi esponenti volevano dare una lezione alla Gran Bretagna, quando invece la Brexit è una cosa acquisita, e oggi viene la necessità di portare avanti gli interessi di imprese e lavoratori europei e britannici che necessitano di poter lavorare e produrre e commerciare. Quindi, il Parlamento europeo si è dato tempo entro la fine di questa settimana per poter prendere atto di un testo che ci permetta fra Natale e Capodanno di votare e dare il via libera a un qualcosa che assolutamente poteva arrivare prima e che speriamo ci permetta di avere rapporti ancora migliori e di grande collaborazione con il Regno Unito, con Londra, ricordando che tutto questo processo è partito da una scelta democratica dei cittadini britannici che noi abbiamo sempre sostenuto qualsiasi cosa avessero loro in autonomia deciso di fare.